Cameriere! Arrivo! Dica signora. Vorrei un'insalata. Russa? Russa. Lei no, che cosa interessa a lei se quando dormo sono russo? Ci vuole fare i fatti suoi? Madonna, cosa è normale? Che è la confidenza con la signora? Questa invadenza, so. Poi a un certo punto mi posso anche rivelare col gestore. Beh, una parola di me si ritira a casa sua. Madonna, quando mi dispiacciscono queste cose, stai guarda. Calma, Lucrezia, stai calma. Stanislao, che vuoi dare? Io ho già tanti pensieri e tante cose. Lo sai che ho ipoteche, cose. Ma a proposito, parliamo di cose serie. Come va? Come va la mia esposizione, la mostra alla galleria dei miei quadri? Lo sai, l'ho messo esposti, tutto bene. Tutto bene. Sì, ma io vorrei sapere, vengono, tu lo sai quando mi sono costato quei quadri, Stanislao. Lo so. C'ho un'altra professione, lo sai, nei ritardi di tempo, le chardonnay, no, pezzi da dove, andare da... Ho fatto tanta fatica. Perciò vorrei sapere se ho quagliato o non ho quagliato. Che non so come dietro. Madonna me. No, non mi tiene su espresso, ci me la dici? No, cioè, ieri è venuto un visitatore. Beh. Si è guardato tutti i quadri. Ma che, di chi sono? Io ho detto, sono della signora Lucrezia. È giusto, non è che se venisse... Oh, ma spara su una domanda. Ho detto, ma i quadri... Sì. Quando l'artista muore, aumentano di valore. Madonna, sempre le stesse cose, sempre questi luoghi comuni stupidi. Sì, e tu ci sei detto? Vabbè, io ho detto, normalmente, data la mia esperienza, sì. Normalmente quando l'artista muore i quadri aumentano di valore. Sì. Oh, veloce, sì. Se li comprati tutti. Tutti, ha detto, mo me li devi dare, se li comprati tutti. Ma senti, scusa, ma chi era questa persona? Chi era? Il tuo medico curante. Goccia va a secondo che prendi?